Il giorno in cui venne annunciato lo sviluppo di Immuni ero perplesso. Sapete, si parlava di tracciamento continuo, monitoraggio, localizzazione GPS. Certo, niente che tantissime altre app non facciano già di continuo, ma dichiararlo così spudoratamente era come salire su un grattacielo e sputare sulla privacy dei passanti. Però per fortuna le cose non sono andate così. Ciao a tutti, io sono Christian e questo sarà un video veloce e non troppo indolore, ricco di rammarico e frustrazione relativo all'app Immuni, l'app ufficiale per il tracciamento dei contagi da coronavirus. Rammarico e frustrazione nati dopo mesi e mesi passati a leggere e ad ascoltare frasi del tipo l'app Immuni non serve a niente o l'app Immuni ci vuole monitorare giorno per giorno ovunque andiamo, qualunque cosa facciamo. Rammarico e frustrazione che hanno raggiunto il loro apice dopo aver letto uno dei post di Carmine Benincasa e soprattutto dopo aver letto i commenti sotto a quel post. Nei prossimi 5-6 minuti voglio spiegarvi semplicemente perché l'app Immuni è utile e perché non viola la vostra privacy, partendo proprio da quest'ultima, dalla privacy. Nonostante le più distopiche narrazioni dei più beceri inquinatori dei pozzi, Immuni non viola la vostra privacy. E di fronte a illazioni senza fondamento e slogan propagandistici ci sono due semplici fatti. Il primo è il comunicato del garante della privacy, che è l'ente ufficiale preposto a garantire la privacy di noi cittadini. In un comunicato ufficiale il garante dice che, e leggo testualmente, sono state previste misure volte a garantire in misura sufficiente il rispetto dei diritti e le libertà degli interessati. Già questo dovrebbe bastare, ma se anche per assurdo ipotizzassimo che queste dichiarazioni fossero frutto di macchinazioni o complotti, il che tra l'altro sarebbe ben più grave dell'introduzione di un'app per il tracciamento perché vorrebbe dire che è stato minato al suo cuore il nostro stato, c'è un altro fatto inequivocabile che certifica il fatto che la nostra privacy è al sicuro. Il codice di Immuni è pubblico. Pubblico del tipo che chiunque può andare nel link in descrizione e leggere proprio come è fatta Immuni. Pubblico del tipo che ogni programmatore del mondo può andare nel link in descrizione, leggere come fate Immuni e anche capire come fate Immuni. E si dà il caso che io, così come Felice Marra, che è la persona menzionata da Carmine Benincasa nel post che vi ho menzionato a inizio video, sia un programmatore. Non uno di quei programmatori illuminati che prima o poi creerà il prossimo Google, ma un programmatore che riesce a leggere quel codice e a comprenderlo. E adesso provo velocemente a spiegarvelo. Prendo nella fattispecie il codice dell'app Android. Ogni app Android, lo avrete notato, quando la installate vi chiede di concederle dei permessi. La galleria vi chiede di poter accedere ai vostri file e cartelle, Google Maps vi chiede di accedere alla geolocalizzazione. Ecco, Android negli ultimi anni ha lavorato moltissimo su questo aspetto, per fare in modo che ogni app possa accedere solamente alle funzionalità per le quali le è stato garantito l'accesso, ma soprattutto solo a quelle funzionalità per le quali ha manifestato una necessità. Ogni app deve dichiarare questa necessità in un file chiamato manifest, nel quale manifesta le sue intenzioni. Andiamo quindi a vedere il manifest dell'app Immuni, vi linko anche quello qui sotto in descrizione. In questo manifest sono elencate sostanzialmente due cose. Una è l'elenco delle varie schermate dell'app e l'altra è l'elenco delle cose per le quali l'app chiede il permesso. Bene, gli unici due permessi richiesti da Immuni sono il Bluetooth e Internet. Fine. Niente geolocalizzazione, niente informazioni sul dispositivo, niente accesso a file e cartelle, solamente il Bluetooth per poter comunicare con gli altri dispositivi e scambiarsi i codici identificativi e internet per eventualmente inviare questi codici all'ASL di competenza. Piccola parentesi, nel caso non lo sappiate, per spiegarvi come funziona Immuni e ce lo facciamo spiegare da Mario e Manuto. Una volta che Mario e Manuto scaricano Immuni, viene associato al loro telefono un codice univoco, casuale, che tra l'altro cambia più volte durante l'ora. Attenzione, il codice è casuale e associato al loro telefono, non a loro né ai loro dati personali. È praticamente impossibile risalire quindi ai dati personali di una persona dato un codice. Quando Mario e Manuto si incontrano, i loro due telefoni si scambiano attraverso il Bluetooth i rispettivi codici, così che ora il telefono di Mario ha al suo interno il codice di Manuto e viceversa.
di nuovo, i telefoni si sono scambiati i codici e anche se Mario e Manuto fossero talmente bravi da poter risalire i codici, non avrebbero alcun modo per risalire da quei codici al proprietario di quei codici. Potrebbe essere l'amico oppure un qualunque altro sconosciuto con il quale il telefono si è scambiato il codice per strada. Bene, ora, nel caso in cui Mario dovesse purtroppo sentirsi male, andrà dal suo medico, gli comunicherà il codice e ovviamente prenderà i dovuti provvedimenti. Una volta che il medico avrà recepito il codice, lo inserirà in una banca dati. Di nuovo, inserirà il codice e non le informazioni personali di Mario, che invece rimarranno a disposizione del medico. E Immuni provvederà a notificare tutti i telefoni delle persone che sono venute in contatto con il telefono di Mario. Manuto a questo punto riceverà la notifica, però non saprà mai che quella notifica è stata causata proprio dal suo amico, fin tanto che non sarà proprio Mario a dirgli che purtroppo è stato male. Fine. Nessuna geolocalizzazione, nessuna informazione sul dispositivo, nessuna condivisione di informazioni personali, niente di niente. E qui veniamo alla seconda obiezione. Immuni non serve a niente perché dovremo averlo tutti affinché funzioni come dovrebbe. Vero, ma falso. È vero, se l'avessimo tutti, Immuni sarebbe più efficace. È innegabile. Però è proprio un ragionamento come questo che ci impedisce di avere tutti Immuni installato nel proprio telefono. Se anziché continuare a pensare non la installo perché tanto non serve a niente, iniziassimo a pensare la installo perché almeno un po' forse potrebbe servirmi, sarebbero molte di più le persone che avrebbero Immuni installato nel loro telefono. Io di questo sono molto convinto perché sono un fervente sostenitore del piuttosto che niente, meglio piuttosto. E provo a spiegarvelo con un esempio. Immaginate di incontrare un gruppo di 100 persone, 10 delle quali hanno installato Immuni, ok? Se adesso voi incontrate questo gruppo di persone senza avere Immuni installato nel vostro telefono, non riceverete mai alcuna notifica, a prescindere da chi di queste 100 persone si ammalerà. 0% di probabilità di ricevere notifiche. Se però voi aveste Immuni installato nel vostro telefono, nel caso in cui si ammalasse uno dei 90 che non hanno Immuni, non ricevereste comunque nessuna notifica. Ma se si ammalasse uno dei 10 che Immuni ce l'hanno installata, ad un certo punto riceverete la notifica che potrebbe, guardate un po', salvarvi la vita. Ovviamente l'ideale sarebbe che tutti e 100 avessero l'app per avere l'efficacia massima, ma anche se così non fosse, per voi sarebbe comunque un po' più utile avere l'app piuttosto che non averla. Nel caso non l'aveste, avreste lo 0% di possibilità di ricevere notifiche. Nel caso in cui l'aveste, quantomeno un misero 10% ce l'avreste. Piuttosto che niente, meglio piuttosto. E io le sento già le voci in lontananza, le sento già. Se installo Immuni e poi ricevo una notifica, devo mettermi in quarantena, devo isolarmi, io non voglio assolutamente perché io ho un lavoro e ho una vita. Esatto, hai una vita e una soltanto. E il modo più efficace per non perderla è evitare che una malattia potenzialmente mortale te la porti via. E se proprio a te non te ne frega niente, pensa ai tuoi amici, ai tuoi cari, a tua figlia o tua nonna. Loro magari l'app l'hanno installata perché gli interesserebbe ricevere una notifica tempestiva nel caso in cui fossero venuti in contatto con un potenziale pericolo. E non vorrai mica essere proprio tu colui che le infetta senza dar loro neanche la possibilità di rendersene conto, no? C'è un motivo, e qui chiudo, per cui Trump e Berlusconi, nonostante l'età e nonostante le condizioni precarie in cui versano, sono guariti dal coronavirus anche abbastanza velocemente. E non c'entrano macchinazioni, complotti o messe in scena strane. Loro hanno il potere. E il potere permette loro di essere controllati e monitorati costantemente nel loro stato di salute. E quindi, non appena hanno contratto il coronavirus, hanno potuto agire tempestivamente e curarlo prima dell'insorgere di troppe complicazioni. Noi purtroppo questo potere non ce l'abbiamo, ma per fortuna abbiamo un'app che ci può garantire la stessa tempestività. Usiamola.